Buonasera, vi ringrazio molto per questa presenza, ringrazio molto il vostro Vescovo e la comunità della Chiesa Cattolica di Rieti che ha voluto, lo dico non formalmente, farmi l'onore di questo invito. Spero che Sua Eccellenza non avrà da dolersene di questo mio parlare, che in ogni caso risponde, credo, almeno a una ambizione comune, quella di tendere alla verità e almeno di manifestare con autenticità di intenti la propria ricerca. Ripeto la formula di questa conversazione. Dio, un'alternativa al socialismo? La ripeto perché il tema costituisce una grande provocazione intellettuale e una sfida intellettuale che avrebbe bisogno, lo dico senza falsa modestia, di un'altra dotazione intellettuale, culturale, teologica e filosofica rispetto a quella che possiede chi a voi parla. Anche per questa ragione preferirei alla formula Dio un'alternativa al socialismo una più modesta ricerca del rapporto tra la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo. La collocazione della ricerca davanti a di Dio e davanti a del socialismo consente a questi due termini, tra loro in natura diversi, di immettersi nella storia e di collocare entrambi questi termini, pur presenti nella loro diversità ontologica, nel corso della storia. Confesso che questa preferenza ha anche una ragione opportunistica, è quella che, bloccando, mettendo da parte gli assoluti, un filosofo direbbe la ipostetizzazione delle due questioni, dà spazio alla tesi che io qui vorrei proporvi, cioè la tesi del dialogo tra i due termini, Dio e il socialismo, anzi la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo, invece che l'alternativa tra i medesimi. Insomma, un uso del termine ricerca di fronte ai grandi termini che consentirebbe di esplorare l'e-e invece che l'o-o. Per poterlo fare bisognerebbe poter indagare un fine comune ai due termini così diversi, cioè un fine comune che consenta di circoscrivere in uno spazio e un tempo definito questa relazione. Ripeto, non ho la dotazione per una ricerca sugli assoluti. Posso solo proporvi un ragionamento su un rapporto circoscritto territorialmente e nel tempo. Questa, tuttavia, possibilità di indagare le in luogo del o ha un fondamento concreto in Italia in una cosa che ha un peso, si chiama Costituzione Repubblicana. La Costituzione Repubblicana è un terreno che nella storia mostra la possibilità della coniugazione delle due ricerche. C'è un articolo in particolare nella nostra Costituzione che esalta il dialogo tra queste diverse ricerche, ed è l'articolo 3. Voi tutti lo ricordate, specie nel suo secondo capoverso: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Questo compito dato alla Repubblica è l'incontro di queste due ricerche, è uno degli incontri di queste due ricerche. È un incontro che mette al centro la persona umana e la piena realizzazione della persona umana, dimensione compatibile sia alla ricerca dell'assoluto di Dio, sia a quella più modesta del socialismo in questa terra. Riconosco tuttavia
sarei ipocrita altrimenti, che il carattere alternativo, Dio o socialismo, non è privo di giustificazione anche nella storia. La storia del Novecento, anzi, ha mostrato un prevalente nella storia di questo carattere alternativo. E tuttavia, questa vicenda non ha una spiegazione in sé, cioè nel carattere di presunzione irriducibile dei due termini ad una dimensione di dialogo. In realtà ha preso corpo sulla base di una forma specifica, storicamente determinata, che Dio da un lato e il socialismo dall'altro hanno preso nel Novecento. Naturalmente mi riferisco qui in particolare all'Europa e ancora più in particolare dell'Italia. La forma del cattolicesimo è stata quella ereditata dal pensiero organizzato nella sua dottrina sociale, nella dottrina sociale del cattolicesimo. La forma che il socialismo ha preso nel Novecento in Europa è quella del 17, della rivoluzione d'ottobre e in termini dottrinari del marxismo-leninismo. Perciò, lo dico, diciamo, sorridendo, con un sorriso di complicità nei confronti di chi ha proposto il tema, capisco che può essere posta l'alternativa. E anzi, in questa alternativa possa far strada, anche in cuori generosi come quelli alimentati dalla ricerca di Dio e dalla ricerca del Dio del cristianesimo, un qualche senso di rivincita. Il movimento operaio, infatti, del Novecento, il socialismo del Novecento e in particolare quelle società che si sono costituite dopo la rivoluzione dell'ottobre in quello che è stato chiamato il socialismo reale, hanno in effetti posto la questione in termini, insisto, prevalentemente di alternativa. In questo senso dico c'è una giustificazione della rivincita. Il movimento operaio socialista del Novecento ha infatti ereditato e rinnovato la sfida mortale alla religione che il secolo dei lumi aveva prodotto, che l'illuminismo aveva generato. Ricordiamo tutti la formula di Carducci, decapitaro Emanuele Canti, Dio Massimiliano Robespierre, il re. Il fatto che non siano stati decapitati poi definitivamente nell'uno o nell'altro non cambia, diciamo, l'ambizione che effettivamente si era messa in moto con l'idea della possibilità della ragione di bastare a se stessi e alla storia. Laddove si era verificato che la ragione da sola, la filosofia, non ce l'aveva fatta, il movimento operaio, ereditando la lezione dei lumi, aveva pensato che laddove avevano fallito i filosofi poteva riuscire invece il movimento di cambiamento dell'ordine delle cose esistenti, cioè la rivoluzione. La prassi che avrebbe dovuto cambiare la storia del pensiero anche, per cui i filosofi avrebbero smesso il loro ruolo di capire il mondo per entrare nel flusso del cambiamento della storia dell'umanità, quella ispirazione aveva fatto pensare alla possibilità della costruzione di un uomo nuovo. Su questo punto vorrei insistere molto. Davvero la fondazione di una nuova antropologia, l'uomo nuovo che prendesse corpo dalla rivoluzione e che perciò bastasse a se stesso, potendosi deliberare dalla religione, a quel punto ridotta, tra virgolette, a oppio dei popoli. Del resto questo processo produceva un elemento di qualche assonanza con il corpo di una grande religione come il cristianesimo, perché era l'ingresso degli ultimi nella storia, gli ultimi che entravano da protagonisti con una idea della politica come ascesi, come l'idea della scalata al cielo, una scalata al cielo così
infinita da poter pensare di spodestare il sovrano dei cieli, il grande concorrente, appunto la religione. Persino quella manifestazione assurda e violenta che è stata l'ateismo di Stato, assurda perché l'idea di poter sconfiggere Dio attraverso un decreto e attraverso lo Stato era con tutta evidenza destinata al fallimento, tuttavia era figlia povera, se volete persino miserabile, di questa gigantesca idea di scalata al cielo. Del resto non sono pochi i teologi, anche di fede cattolica, che hanno avuto modo di dire che l'ateismo vissuto come questa ricerca dell'assoluta è un'approssimazione alla ricerca di Dio. Colpa di Marx? No, diciamo così, questa deviazione di cui ho parlato, quella che giustifica l'alternativa e la rivincita, non è colpa del fondatore del socialismo, al quale tuttavia si può rimproverare un qualche concorso, seppure veniale, di colpa. In che senso? Nel senso che c'è un'ambiguità, credo, nel pensiero di Marx, o così comunque è stata letta da moltissimi che lo hanno studiato, perché contiene il pensiero di Marx, insieme all'idea di liberazione degli uomini, una sorta di filosofia della storia. Un'idea, cioè, che la vittoria del proletariato, che liberando sé libererebbe tutti, avrebbe costruito la fine della storia degli uomini, cioè, per usare una formula volgare, in qualche modo l'idea della possibile traduzione del paradiso, della dimensione ultramondana, qui, sulla Terra, attraverso precisamente il compimento di una rivoluzione così radicale e così totale da considerare tutta la storia prima di questo avvento, sentite come ricorrono le parole messianiche, prima di questo avvento l'avrebbe confinata in una condizione di preistoria o avrebbe segnato la fase successiva come l'uscita dalla storia. Questo elemento, quando ci sia, io dubito che sia così presente, tuttavia quando ci sia ha indubbiamente contribuito, appunto peccato veniale perché non è così certo che ci sia, a quella storia che ora ho descritto. Ma questa storia non è l'unica possibile del rapporto tra la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo. E insisto su questo che non è l'unica possibile, provando a proporvi la tesi secondo cui la storia, al contrario della vulgata, si fa anche con i sé. Non è vero che la storia non si fa con i sé, si fa anche con i sé, cioè con la possibilità di tornare su elementi portanti e tornanti della vita degli uomini per indagare degli errori e poterli correggere come proiezione del futuro. Ma non c'è solo la storia del sé. Il Novecento non è stata soltanto questa alternativa e questa opposizione. Nel Novecento c'è stato anche il socialismo come erede di una lettura del cristianesimo, invece che come sua sostituzione, almeno come erede di quel Dio che si è fatto uomo, oltre che Dio, che è appunto il Cristo. Il Cristo entra nella storia del socialismo e ci entra anche nella sua dimensione più popolare. Ci entra con la sua vulgata, ci entra con delle aspettative che si traducano anche in forme di vita organizzata. Molti di voi avranno presenti nell'iconografia socialista la presenza di Gesù, la presenza del Cristo, le leghe, le case del popolo. Nel primo Novecento sono state spesso luoghi che hanno presentato il Cristo come ascendente di quella storia di liberazione degli ultimi. La vulgata popolare è arrivata sino al secondo dopoguerra con la formula Cristo è stato il primo socialista, a dire appunto come veniva interpretata questa continuità invece che l'avversione. Ma anche recentemente la coniugazione ha vissuto esperienze molto diverse da quella che fin qui ho ricordato come prevalente nel Novecento. Si pensi a tutta l'America Latina della seconda metà del secolo, in cui la ricerca del socialismo e la ricerca di Dio si sono alleati
fino a poter vedere sacerdoti guerriglieri, penso a Camilo Torres per citare uno dei più noti, penso a come la teologia della liberazione, quale che sia il giudizio che si possa dare e si voglia dare su questa teologia, ha alimentato una presenza nei movimenti socialisti latinoamericani sino alla presenza di sacerdoti come ministri nel governo sandinista. Esperienze minoritarie, certo. Come minoritaria è stata anche nel nostro paese una storia, una di queste costole, in cui l'alleanza tra la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo si è fatta fusione. Qui c'è un'originalità italiana. Dopo l'8 settembre in Italia nacque un movimento che si chiamò il Movimento dei Cattolici Comunisti, che qualche mese dopo si trasformò nel Partito della Sinistra Cristiana, sino a che l'intervento del pontefice indusse a mettere fine a questa esperienza, che poi però proseguì nella storia del paese con quel fenomeno politico-culturale che è andato sotto il nome dei cattocomunisti. Ma fin qui saremmo nelle storie minoritarie. Se parliamo dell'Italia, invece, la storia del dialogo tra le due ricerche non è per nulla minoritaria. Vorrei ricordare come essa ha segnato la storia del più grande partito, sto parlando quantitativamente, anche qui fuori dai giudizi di valore, il più grande partito del movimento operaio, il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano rompe con quella tradizione del Novecento che considerava incompatibile il socialismo con l'adesione religiosa. Appunto quella malformazione che poi diede luogo all'ateismo di Stato. Rompe nella maniera più autorevole. E Palmiro Togliatti stesso, che in un famoso discorso a Bergamo recitò una frase che poi è entrata nella storia, diciamo, delle idee del Partito Comunista Italiano. Quella frase che recitava: una sofferta coscienza religiosa arricchisce la prospettiva del socialismo. Era l'indicazione del dialogo come arricchimento. Riconosco tuttavia che questo campo di osservazione che vi propongo non risolve definitivamente il quesito. Il quesito è: può la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo incontrarsi in questo tempo e in questo mondo? Oppure è più forte la pulsione all'alternativa e quindi anche la possibilità che l'uno prenda il posto dell'altro, e dopo la sconfitta del socialismo nel Novecento che appunto Dio possa prendere il posto del socialismo medesimo? Io credo che per poter mostrare la possibilità reale della vittoria del dialogo bisogna poter estirpare, parlo naturalmente intellettualmente, nelle coscienze, il fattore causale della presunta inconciliabilità. Cioè, bisogna vedere se ci sono degli elementi che hanno causato questa propensione a ciò che a me sembra l'errore, cioè l'inconciliabilità. E io penso che gli elementi causali siano due. Uno riguarda direttamente la politica. Se la politica ambisce all'assoluto, la politica entra in rotta di collisione con la ricerca di Dio. Se la politica ambisce all'assoluto. La seconda concausa è un'idea di Dio che, secondo me, lo rimpicciolisca racchiudendolo nel potere temporale della sua organizzazione dei fedeli. Cioè la tentazione che può prendere la ricerca di Dio a farsi sovrano carnale, direbbe il teologo, a farsi sovrano su questa terra. L'eliminazione, diciamo, di questi due elementi, di questi due errori della politica, in questo caso della politica del socialismo e della religione, sono una condizione necessaria per poter avviare il dialogo.
ma una condizione necessaria. Cosa vuol dire, insomma? Vuol dire che il socialismo, per poter affrontare il dialogo, deve liberarsi dalla idea di essere portatore possibile di un uomo antropologicamente diverso da quello che si produce nella storia. Cioè il socialismo deve liberarsi dall'idea di essere portatore non solo di un'idea di nuova società, di diversa società rispetto a quella capitalistica, ma di un uomo altro da quello fin qui conosciuto. Cioè, insomma, di essere diretta produttrice di felicità. Io penso che il socialismo e la politica debbano mondarsi di questo peccato capitale. Debbono cioè tornare nella storia assumendo un preciso senso del limite della politica e del socialismo. L'altro elemento è quello che riguarda la fede, appunto la minaccia, il pericolo del Dio che si fa sovrano in terra, cioè che tende a essere, oltre che padrone spirituale, padrone carnale. E la laicità, l'approdo di questi due fuoriuscite dall'errore, è un termine che si può usare, alla condizione che non lo si intenda come relativismo. La dismissione da parte del socialismo della sua presunzione di poter ascendere all'assoluto non riduce per nulla la portata rivoluzionaria del suo possibile messaggio di eguaglianza. Questa operazione, diciamo, di, come si potrebbe dire, di ripulitura dall'errore storico è necessario ma non sufficiente, perché a questo punto si apre, secondo me, un capitolo difficilissimo in cui io vorrei proporvi solo qualche elemento anche in maniera rudimentale. Davvero difficilissimo. Perché? Perché io credo che bisognerebbe anche indagare ciò che c'è di analogo tra la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo, per capire che ci sono degli elementi in questa analogia che c'è, che ci possono mettere fuori strada. E anzi, che le due ricerche non debbono farsi intrappolare dalla analogia. Devono cioè sapere vedere le differenze proprio di natura tra le due ricerche. Che cos'è qual è il terreno dell'analogia? In che cosa sono analoghe queste due ricerche? Secondo me in un tema decisivo, che è quello dell'eguaglianza. Il tema dell'eguaglianza delle uomini, delle donne e degli uomini, è il tema su cui si cimenta la ricerca di Dio e, sull'altro verso, la ricerca del socialismo. Questo terreno comune, tuttavia, va esplorato, non abbandonato, ma esplorato, avendo in mente la diversità dei piani delle due ricerche, la principale dei quali è che una ricerca, quella del socialismo, è il terreno dell'eguaglianza intramondana, cioè in questo mondo, in questo tempo, in questa società, e l'altra è un'idea della eguaglianza extramondana, cioè dell'uguaglianza dell'uomo in quanto figlio di Dio. Questi due ambiti hanno, insisto, un terreno comune che è l'eguaglianza, ma si producono su due piani diversi con valori diversi. La prima, quella che riguarda il socialismo, è contenuta in un limite storicamente definito e circoscrivibile. È una uguaglianza determinabile e in un certo senso relativa, cioè è un'eguaglianza che può essere esplorata anche senza
una verità rivelata, è riscontrabile dalla intelligenza, dalla ragione, dalla prassi, dall'essere uomini tra uomini. L'altra è un'uguaglianza assoluta, che è esplorabile, credo, solo nel campo della religione. E del resto sono anche diversi i significati che la stessa parola eguaglianza prende. La questione è molto difficile, riconosco, è molto difficile, e allora proporrei di farci aiutare da due che l'hanno esplorata, diciamo, a un livello assai diverso da chi vi lo parla. Uno essendo San Paolo e l'altro essendo Carlo Marx. In realtà la possibilità, diciamo, di indagare questo tema dell'eguaglianza con questi due conduttori ci può aiutare abbastanza. Siccome rischio io di prenderla un po' troppo alta per i miei strumenti, provo a metterla con i piedi per terra. Per metterla con i piedi per terra bisogna cimentarsi con il tema del governo degli uomini, della comunità di donne e di uomini che vivono su questa terra. Il governo. Tema classico. Non sto parlando qui del governo, diciamo, di Palazzo Chigi e dei suoi abitanti, no? Questo non c'entra. Sto parlando del governo della comunità, di quel governo che, secondo Tommaso d'Aquino, doveva essere l'elemento ordinatore della comunità al fine di perseguire il bene comune. Questo elemento del governo e della ispirazione da parte di Dio del governo è un tema di tutte le religioni, è un tormento di tutte le religioni, credo di poter dire. Pensate al conflitto oggi nel mondo islamico tra l'islamismo politico e l'islamismo religioso, che propende a guadagnare un'autonomia tra la dimensione della politica e quella della religione. Ma con questo tema hanno fatto i conti tutte le grandi religioni. L'ebraismo. L'ebraismo l'ha fatto al punto che all'inizio Israele non aveva un re. Tanto si pensava che solo il Signore, Giahvè, potesse governare l'umanità attraverso gli uomini carismatici. Anche nella costruzione biblica, voi me lo insegnate, solo a un certo punto con Davide si fa strada un prototipo di uomo di governo che, inaugurando la tradizione messianica, pensa che il re fedele a Dio governi con saggezza e operi la giustizia. Però c'è un punto, che nella tradizione ebraica questo re fallisce sempre, cioè questo re sempre non riesce a realizzare questo obiettivo di operare con saggezza e perseguire la giustizia. E infatti i profeti denunciano questa caduta della fedeltà del re all'insegnamento di Dio, e sulla base di questo elemento profetico il tempo escatologico viene portato in superficie dall'attesa di un re che, illuminato dallo Spirito del Signore, possa rendere giustizia ai poveri attraverso la sapienza. So che spesso ci sono persone intellettuali anche di valore che parlano del comunismo, socialismo, qui i termini sono equivalenti, come eresia del cristianesimo, che è una tesi che non mi convince niente. Semmai si potrebbe parlare del comunismo come eresia dell'ebraismo, che appunto attraverso questa storia di profeti indica la possibilità escatologica della produzione della giustizia su questa terra, sebbene con l'avvento del tempo escatologico. Del resto, diciamo così, a portare qualche pezzo d'appoggio a questa tesi del comunismo come eresia dell'ebraismo, ci sarebbe il fatto che sui 23-24 dirigenti della rivoluzione d'ottobre,
23-24 dirigenti bolscevichi, 19 erano ebrei, quindi può essere che qualche influenza l'abbiano esercitato anche su quella costruzione, diciamo così, teorica. In realtà, fuori dall'alleggerimento, noi abbiamo una irruzione, lo dico da, come dire, da chi si interessa alla ricerca di Dio senza appartenervi, è l'irruzione del Cristo nella storia, che rompe insieme alla teoria della retribuzione di origine ebraica, tu paghi questa colpa perché la colpa ce l'hai, c'è un rapporto diretto tra la colpa di cui sei portatore e quello che te la fa espiare, la rottura di Cristo della teoria della retribuzione si accompagna, lo dico un po' forte, insomma, chiedo scusa a chi sa tante cose più di me su questo terreno, alla uccisione da parte di Gesù Cristo del messianismo politico, che poi possa riemergere, è un altro discorso, ma l'irruzione del Cristo sulla storia spezza il messianismo politico. La formula più elementare che vi posso citare, questa è persino la mia portata, è: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Questa irruzione spezza il messianismo politico, legittima il Cesare a cui gli deve dare, gli essere dato quello che gli spetta, sebbene non cancelli del tutto la possibile congiunzione messianica, ma appunto la separa nella prassi ordinaria. So bene anch'io che Gesù Cristo risponde così anche in termini difensivi, per non esporsi a chi con quella domanda lo voleva esporre all'udibrio e alla condanna, ma insomma il significato è evidente. Tuttavia, noi nella storia, prima ho parlato, diciamo, delle colpe del socialismo reale, però ci sono anche, dal punto di vista della contrapposizione, le colpe della Chiesa reale. C'è un famoso dipinto, siccome altrimenti la discussione sarebbe troppo sofisticata, c'è un famoso dipinto sul governo che illustra bene, credo, l'idea cristiana, naturalmente quella medievale, l'idea cristiana del buon governo. Si intitola appunto L'allegoria del buon governo, è un famoso dipinto di Ambrogio Lorenzetti dall'inizio del 300, 1330-1350, ed è costruita in modo proprio, l'allegoria questo è, da illustrare in maniera evidente, al di là delle complicazioni dei filosofi e dei teologi, questa idea del governo. Qual è questa idea del governo? Si vede, c'è una figura centrale che è la Sapienzia, è una donna elegante, porta grandi vestiti, incoronata, che tiene l'asta di una bilancia. Questa bilancia ha due piatti in perfetto equilibrio, sono la giustizia. Dirigite justitiam qui judicatis terram, è il motto. E sotto questa figura femminile che è la Sapienza, c'è un'altra figura femminile che ha sulle gambe una pialla da falegname, e c'ha scritto sotto: quindi bisogna governare secondo giustizia la terra e realizzare la concordia. La pialla servirebbe a, diciamo, togliere le ambizioni, a piallare via gli ambiziosi e le ambizioni, che è già un buon compito del governo, eh? Un governo che tagli le ambizioni, già, insomma, potremmo accontentarci, ecco. Ma questa, diciamo, questa concordia che viene sotto la giustizia vede sotto ancora una processione di persone dei più vari strati sociali, si vede perché c'è un sacerdote, il soldato, gli artigiani, eccetera, che vanno verso un palco sovrastato dalle virtù. Sopra questo palco, su cui sono le virtù, c'è un vecchio nobile di aspetto che rappresenta il comune di Siena, ma sopra ci sono le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, che sono l'espressione di come lo Spirito di Dio subentra dal basso attraverso la fede degli astanti e dall'alto attraverso l'illuminazione divina
a produrre l'ambito entro cui si produce il governo della città. Tutto chiaro, tutto al meglio? No, no. C'è qualcosa che non funziona. Non è solo il fatto che adesso da moderni vediamo la ragione per cui quella forma di governo è stata travolta dalla storia, dalle sue ingegnerie, non è solo questo, no, stiamo sul punto concettuale. Perché cosa non funziona? Primo, non funziona che quei cittadini che stanno sotto questa grande costruzione illuminata dallo spirito e alimentata dallo spirito sono diseguali, non diversi, diseguali. I loro abiti di lavoro segna il fatto che sono diseguali, che c'è la diseguaglianza in quella città. E questo, tuttavia, sarebbe ancora poco se non fosse che in un altro lato dello stesso quadro, fuori da questa illustrazione edificante, ci sono delle altre persone che però non sono persone, sono stranieri, sono non persone, sono prigionieri ammanettati, legati e sorvegliati in armi. Si può dire che c'è qui il limite intrinseco, non di quello specifico storio, di questa presunzione rovesciata, non di Dio, ma dei fedeli in Dio, di farlo sovrano in terra. Questa condizione, allora, ci spinge a capire un perché. Perché non accade questo, in questo regno segnato dalla guida, quella idea di liberazione che pure atteneva quella storia? Beh, secondo me, per una ragione forte. Perché in quella concezione del governo, l'umanità è pur sempre segnata dal peccato, in quella concezione del governo, per quanto illuminata da Dio e alimentata dalla fede, il peccato è di quel tempo, come del nostro del resto, perché solo la resurrezione produrrà la liberazione dal peccato attraverso la grazia. E solo la resurrezione, cioè la possibilità attraverso la grazia di portarci tutti, i credenti, laddove è arrivato il risorto. Finché non c'è quell'elemento, è evidente che il mondo è contrassegnato dal peccato, sto parlando in termini interni a quella concezione, per cui si spiega perché ci sono i prigionieri e perché c'è la diseguaglianza. Perché non è possibile alla politica, secondo questa concezione, di liberarsi laddove, appunto, ciò che è impedito da un elemento che sovrasta la dimensione della politica. Ma anche qui le cose non sono così semplici. Perché io ho trovato, credo, in questo rapporto con gli uomini di fede, una possibilità di alimentare ancora il dialogo. E in questo, appunto, ci aiuta Paolo di Tarso. Perché dà una spiegazione a questa complessa vicenda attraverso una l'introduzione di una differenza tra l'eguaglianza assoluta e l'eguaglianza fondamentale. Adesso lo grossolanamente chiedo molta scusa, davvero, ma questa ripartizione ci apre la strada al dialogo. Essendo l'eguaglianza assoluta alla portata della religione, ma l'eguaglianza fondamentale alla portata della politica, alla condizione che cerchino una relazione. C'è un passo famosissimo, proprio, e forse uno dei più affascinanti anche per un non credente, in tutta la vastissima opera di San Paolo, un passo della lettera ai Galati che è assolutamente straordinaria. È quella formula molto semplice e straordinaria che è: non vi è né giudeo né greco, né servo né libero, né maschio né femmina, poiché tutti voi siete uno solo in Gesù Cristo. La frase è di quelle che cambiano il corso della storia. Non parlo qui rispetto all'atto di fede e alla teologia che non mi appartiene, parlo rispetto alla storia. Questa affermazione
che poi viene sottolineata ancora perché tutti voi siete stati battezzati in Cristo, quindi siete uguali, eccetera, è un colpo di piccone sull'edificio signorile e sull'antropologia signorile e sulla cultura signorile. Questa idea, naturalmente capisco bene che lui dice poiché tutti voi siete uno solo in Gesù Cristo, introduce l'eguaglianza assoluta, l'eguaglianza del tempo del risorto e del dopo la resurrezione. Voi tutti siete uguali, ma uguali davvero, uguali nella formula che la nostra mente non riesce ad acquisire, perché non dice solo né giudeo né greco, passi, né servo né libero, e già è tanto. Pensate a quando lo dice, in piena società schiavista, in pieno paradigma di vittoria della schiavitù, ma dice addirittura né maschio né femmina, cioè è proprio un trascendimento non solo della disuguaglianza ma delle differenze, perché appunto dice in Cristo. Ma questa opzione religiosa non può non lavorare nella politica, cioè nel tempo. Se tu dici che siano uguali, seppure uguali in Cristo, questa idea dell'eguaglianza irrompe nel corso della storia, non la puoi tenere fuori, non la puoi tenere fuori. È tuttavia l'eguaglianza assoluta. Ma in che modo entra nella storia? Qui ci sono studi grandissimi, io mi fermo alla prima approssimazione. E prima di arrivare a questa approssimazione vorrei proporvi il tema. Ma il socialismo e il pensiero di Marx non hanno mai sfiorato l'assoluto dell'eguaglianza? Io qui ho un dubbio. C'è una formula di Marx, un altro che in termini di formule intellettuali sapeva farle valere, che dice che la società del socialismo è la società nella formula da ciascuno secondo le proprie capacità a ciascuno secondo i propri bisogni. Da ciascuno secondo le proprie capacità, è chiaro, no? Io do una cosa che sono capace di fare alla società e la società mi restituisce che cosa? Un elemento corrispettivo a quello che io ho dato? Per esempio il lavoro? Voi sapete che nel dibattito successivo a Marx, nell'Unione Sovietica, proprio quel punto viene preso di mira e dire non si può farlo. Bisogna sostituirlo con da ciascuno secondo le proprie capacità a ciascuno secondo il proprio lavoro. Lavoro. Io ti do, società, quello che tu mi dai con il lavoro. Ma Marx invece dice a ciascuno secondo il proprio bisogno, il che fa pensare a una società dell'abbondanza, dove ogni limite è divelto in quanto l'uomo può ascendere a questa possibilità di avere tutto e di essere tutto. Tuttavia non è così chiaro in Marx questo elemento, perché da molte altre parti invece la costruzione meritoriamente si ferma alla liberazione del lavoro. Che cosa è il socialismo? Il socialismo è la liberazione dal lavoro salariato. Insisto, riconosco che qui c'è un'ambiguità, perché quando Marx parla della libera attività umana sembra pensare che neanche il lavoro necessitato per la riproduzione, cioè il lavoro che dobbiamo fare per trasmettere la specie, sia possibile di essere superato dal regime dell'abbondanza. Tuttavia la lettura prevalente, secondo me, è storicamente precisa. Per Marx il socialismo è la liberazione dallo sfruttamento e dall'alienazione storicamente determinata, cioè quella del capitalismo e del lavoro salariato. Questo senso del limite io credo vada recuperato interamente. Dismettere tutte le propensioni totalizzanti del pensiero di Marx, limitarlo nella sua grandezza alla storia, al corso della storia, interpretare il socialismo come liberazione dal lavoro salariato e dal capitalismo, e già ce n'è da avanzare. Non c'è bisogno, diciamo così, di sovraccaricarlo di compiti assolutamente impossibili. Dunque, liberazione dall'alienazione e dallo sfruttamento. E qui, secondo me, si riapre la questione. Di nuovo San Paolo, quando distingue tra eguaglianza fondamentale e eguaglianza assoluta,
Abbiamo visto come la lettera ai Galati incide, diciamo così, nella formazione di un'idea che lo schiavo e il servo non possono essere accettati. Ma Paolo fa di più. In una lettera a Filemone, quando gli si rivolge affinché riprenda lo schiavo fuggito, fa un'altra operazione che apre la strada al dialogo. Onesimo, lo schiavo fuggito, secondo la legge, dovrebbe essere condannato a morte. Lo schiavo che fugge, nella società antica, viene condannato a morte. Paolo è rispettoso della legge, come Socrate, molto rispettoso della legge. Tuttavia chiede a Filemone di riprendersi lo schiavo. Non saltiamo le ragioni per cui gli chiede di riprenderlo, ma gli chiede di riprenderlo. Ora, qui per uscire dalla schiavitù c'è una sola possibilità, quello di contraddire la legge, di trasgredire la legge. Paolo chiede a Filemone di trasgredire la legge riprendendosi lo schiavo. Perché? Perché lo fa? Perché facendosi pesare la formula che prima abbiamo citato, pensa che conta di più il tratto dell'eguaglianza nell'essere figli di Dio che la formazione economica e sociale che dà luogo al servo e al libero, e lavora quindi anche trasgredendo la legge perché si produca questa rottura. Ora, l'opinione che vi voglio proporre è dunque la seguente: l'eguaglianza assoluta riguarda il campo della ricerca di Dio, l'eguaglianza fondamentale è quella che la ragione umana può perseguire senza nessun ausilio, su cui si può fondare l'autonomia della politica e che è la sfida raccolta dal socialismo. Il quale socialismo, nella lettura di Marx, aveva capito la stessa cosa. Aveva capito che l'eguaglianza di fronte alla legge non basta. Non basta perché di fronte alla legge sembrano uguali il borghese e il proletario, ma non sono uguali affatto. Anzi, l'uguaglianza di fronte alla legge può persino nascondere questa profonda diseguaglianza, questa grande ingiustizia. E se Paolo può, diciamo, infrangere il muro di questa ingiustizia con la lettera a Filemone, che gli deriva da quel grande impianto teorico, Marx e il socialismo lo possono fondare solo, tra virgolette solo, su ciò che è raggiungibile dalla ragione umana, cioè dall'eguaglianza fondamentale e dal fatto che per realizzare questa eguaglianza fondamentale il né servo né libero può tradursi nella storia né borghese né proletario, ma persona, come recita l'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione, ho finito, che non è una pagina isolata. In Italia, tra la ricerca di Dio dei cristiani, dei cattolici, e la ricerca del socialismo, dei comunisti e dei socialisti, ci sono state pagine, insieme a pagine oscure, pagine straordinarie di dialogo. Il Concilio Vaticano II è stato per la mia generazione una fonte straordinaria di interlocuzione e di dialogo. Quando Giovanni XXIII ha parlato, rivolgendosi agli uomini di buona volontà, attualizzava il tema del dialogo contro il tema dell'alternativa. Diceva cioè: credente o non credente, socialista o no, uomo di buona volontà, puoi camminare insieme per realizzare la pienezza della persona umana. La stessa intuizione che era vissuta in quella pagina straordinaria della Costituzione Repubblicana, che contrariamente a quello che dicono tanti non è un compromesso tra comunisti, socialisti e cattolici, ma è invece un trascendimento di questi pensieri di origine in una grande cultura che mette al centro insieme la persona e la liberazione dall'ingiustizia e la democrazia come eguaglianza, quella stessa cosa torna e torna sul versante dell'una e dell'altra parte, uomini di buona volontà, e a significare precisamente il messaggio
giovanneo, Giovanni XXIII dirà che compito della politica è liberarsi dal più grande peccato dell'umanità, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Sono queste le basi del dialogo. E in quella stagione crebbe delle esperienze straordinarie, quelle appunto si chiamava del dialogo tra cristiani e marxisti. Nacquero pubblicazioni, studi, seminari, in cui donne e uomini di storie diverse si incontrarono, qualche volta persino costruendo esperienze di lavoro comune. Io ho visto da vicino la nascita, lo so che riguarda un settore specifico, quello sindacale, ma non privo di significato, la nascita dell'FLM, la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici, un luogo in cui stavano insieme i comunisti, i socialisti iscritti alla FIOM, i cattolici della FIM, i laici e socialisti della UIL, stavano insieme in maniera a un certo punto che li rendeva per fortuna irriconoscibili come tali, perché erano il frutto di questo laboratorio, di questa fusione. E insisto, che cosa era il fermento di quel laboratorio? Il tema dell'eguaglianza, lo traduco persino in questo linguaggio rozzo di noi sindacalisti, come si traduce? Aumento uguale per tutti. Il delegato di gruppo operaio omogeneo, appunto, questa è persino il punto unico di scala mobile. Un'idea, si può discutere naturalmente sull'efficacia di queste formule, non è questo che mi interessa proporvi. Mi interessa proporvi il tema dell'eguaglianza come il laboratorio di questo possibile dialogo e la fecondità di questo dialogo. Io non mi rassegno. Io penso che senza un dialogo tra la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo, non dico che c'è la sconfitta di entrambi i lati, perché non me lo posso permettere, e poi perché i ricercatori di Dio non perdono mai, ma siccome quelli del socialismo sì, possono perdere e hanno perso, penso che questo dialogo debba riprendere, perché ne va dei destini dell'umanità. Io penso che noi viviamo i tempi di una crisi, che è una crisi di civiltà, è la crisi dell'Europa, è la crisi dell'Italia, è una crisi in cui l'individualismo mercantile è diventata una forza dirompente nella città. Io sono, adesso lo dico, vi prego di credere senza il minimo di polemica, ma io sono colpitissimo dalle manifestazioni di violenza che si manifestano dai punti più alti della rappresentanza politica in Italia e nel mondo, e spesso nei confronti del corpo e del corpo della donna. Io trovo che non sia una cosa che riguarda questa o quella persona, questo o quel leader politico, ma riguarda il rapporto tra il potere e la società, tra la politica e le donne e gli uomini, e che questa sia la manifestazione di una verticale crisi di civiltà che ci sta distruggendo. E io penso che la risorsa del dialogo tra ricercatori di fede e ricercatori di socialismo, quali che siano le ammaccature che abbiamo sui nostri corpi, è l'unica speranza che abbiamo in Europa, in questa Europa che è stata la culla di civiltà, in questo Mediterraneo che è stato il luogo d'incontro delle tre grandi religioni monoteiste, e poi il rapporto con l'illuminismo, con il movimento operaio. Questo dialogo sia fondamentale. C'è un autore che a me è molto caro, che ha proposto in una formula, come si può dire, teatrale, questa alleanza, che ha tesi che a me è molto cara, come caro l'autore. L'autore è Walter Benjamin. L'opera è sul concetto di storia, la citazione è sulla prima tesi dell'opera sul concetto di storia. Walter Benjamin racconta di un automa. Come sapete, l'automa è una figura che ricorreva spesso nella letteratura romantica, no? Questo è il golem, l'automa, queste macchine che si umanizzano, no? È il sogno di tanta parte del mondo esoterico, no? Della trasformazione in oro e poi della trasformazione del meccano in uomo. Questa macchina, qui la leggenda, gioca a scacchi con i più grandi giocatori del mondo, che accorrono in questa sfida tra l'uomo e la macchina. La macchina vince sempre, giocatore dopo giocatore, prestigio dopo prestigio, gigante dello scacco contro gigante, arrivano e perdono inesorabilmente, sempre. E allora nasce un bisogno di indagare questa macchina, e dice la leggenda che si scopre
che dentro questa macchina c'è un nano gobbo e deforme. Il nano gobbo e deforme muove la macchina ed è lui che vince con gli scacchi. Dice Walter Benjamin, il nano gobbo e deforme è la teologia, la macchina è il socialismo. Dice Benjamin, dall'alleanza tra il gobbo e il deforme e la macchina dipende la possibilità degli oppressi di poter vincere la loro partita con la storia. E io penso che questa immagine ci dice che, più prosaicamente, il dialogo tra la ricerca di Dio e la ricerca del socialismo è il problema del nostro tempo. Grazie molte. Ringraziamo il presidente Fausto Bertinotti per aver accettato l'invito del servizio diocesano del progetto culturale del nostro settimanale diocesano Frontiera per questa conferenza su Dio e il socialismo.